Singapore, una città isola al largo della Malesia meridionale, è un centro finanziario globale con un clima tropicale e una popolazione multiculturale. Meno di un mese fa, Singapore veniva salutata come uno dei paesi che aveva ottenuto la risposta corretta al coronavirus. Incoraggiante per il resto del mondo, la città-stato sembrava aver soppresso i casi senza imporre le misure restrittive di blocco subite da milioni di persone altrove. Lo status di Singapore come piccola nazione insulare sembrava divagare. È stato in grado di contenere l'ondata iniziale di casi provenienti dalla Cina, istituendo quarantene e tracciabilità dei contatti per garantire che chiunque arrivasse per via aerea avrebbe potuto essere esposto, fosse isolato. Il primo ministro di Singapore incoraggiò la popolazione a cooperare così che potevano vincere questo combattimento con il coronavirus. Ascoltiamolo. Fear and anxiety are natural human reactions. We all want to protect ourselves and our families from what is still a new and unknown disease. But fear can do more harm than the virus itself. It can make us panic or do things which make matters worse. Like circulating rumors online, hoarding face masks or food, or blaming particular groups for the outbreak. Instead, we should take courage and see through this stressful time together. Tutto ciò accadeva mentre nei paesi più colpiti dell'Europa occidentale e degli Stati Uniti ogni giorno venivano segnalati migliaia di casi. Singapore ha una popolazione di circa 6 milioni di persone e una superficie totale di circa 700 km quadrati. È più piccola di New York e ciò significa che i numeri sono molto significativi. Ma Singapore ha anche dei vantaggi rispetto a molti paesi più grandi. Ha solo un grande confine terrestre con la Malesia. Come vediamo sulla mappa, solo due ponti collegano Singapore al resto del mondo. E quindi è stato fondamentale mantenere uno stretto controllo sulle persone che entrano per via aerea. C'è da notare che Singapore ha anche un sistema sanitario di livello mondiale. Tutto sembrava di andare bene per la città del leone. E poi la seconda ondata ha colpito molto forte. Dal 17 marzo il numero di casi confermati di coronavirus di Singapore è aumentato da 266 a oltre 9.125, i più alti nel sud-est asiatico. Ha segnato il secondo giorno consecutivo di oltre 1.000 nuovi casi dopo che un massimo di un giorno di 1.426 sono stati annunciati lunedì 21 aprile. Cosa è accaduto? What went wrong? La risposta sembra trovarsi in gruppi trascurati di casi tra lavoratori migranti che vivono in dormitori angusti e una sottostima della velocità con cui tali infezioni potrebbero diffondersi in una città in cui non erano state messe in atto misure di blocco. I lavoratori stranieri che soggiornavano in dormitori affollati rappresentano quasi l'80% delle infezioni. Singapore ha quasi 1.400.000 lavoratori migranti,
che rappresentano un terzo della sua forza lavoratrice, di cui oltre 300.000 nel solo settore edile. Tommy Cole, un avvocato di Singapore ed ex diplomatico, ha scritto un post su Facebook ampiamente condiviso. Il modo in cui Singapore tratta i suoi lavoratori stranieri non è il primo mondo, ma il terzo mondo. Il governo ha permesso ai loro datori di lavoro di trasportarli in camion a pianale senza posti a sedere. Restano in dormitori sovraffollati e sono stipati come sardine con 12 persone in una stanza. Cole ha aggiunto che Singapore dovrebbe considerare questo come un campanello d'allarme per trattare i nostri indispensabili lavoratori stranieri, come un paese del primo mondo dovrebbe, non nel modo vergognoso in cui sono trattati ora. Dal recente picco dei casi, Singapore ha istituito quello che il governo chiama un interruttore, un pacchetto di restrizioni e nuove regole, combinato con dure punizioni, progettato per ostacolare la nuova ondata di casi e consentire alla città di ottenere che l'epidemia torna sotto controllo. Singapore ha buone probabilità di avere le cose sotto controllo, grazie ancora alle sue dimensioni ridotte, al governo forte e ad un sistema sanitario ben finanziato. Ma il recente picco di casi a Singapore ha lezioni per il resto del mondo. Please like us, share and subscribe.